Giovanni Ferrara, candidato sindaco, grazie per l'intervista, edizione Caserta. Prima domanda. Giovanni, quando hai scelto di candidarti a sindaco, da dove parte questo progetto? Se ce lo vuoi dire. La mia candidatura parte da lontano, è un percorso, questo è un punto di arrivo. Più di 2 anni e mezzo fa abbiamo un gruppo di amici, di sostenitori, di ragazzi preparati che vogliono dare un contributo alla città di San Felice a Cancello, hanno individuato nella mia persona la persona che aveva alcuni requisiti per poter svolgere questo ruolo di sindaco in San Felice a Cancello. Io ancora oggi li voglio ringraziare, quindi è diventata man mano che è passato questo tempo un progetto che si stava concretizzando. Sapevamo che era un percorso difficile, oggi è più abbordabile, non è stato raggiunto, il lavoro vero a mio avviso verrà subito dopo la fine della competizione elettorale. Poi noi in questi giorni di inizio della campagna elettorale vediamo che ci sono tanti giovani, hai un grosso gruppo di giovani che ti sta seguendo ed è una novità rispetto anche al passato, facce nuove, come ti senti? Ad essere anche, diciamo, il paladino di questi ragazzi. Diciamo che io innanzitutto non sono una persona anziana, mi ritengo un giovane anch'io, però veramente sono felice di poter interpretare il loro punto di vista. Sicuramente i giovani oggi hanno mille difficoltà, io ho cercato in questa competizione elettorale pure prima di interpretare bene le loro difficoltà, i loro problemi. Si vede che ci riusciamo a capire effettivamente. Oggi il problema è maggiore, subito dopo queste elezioni io dovrò dare delle risposte serie e concrete a questi ragazzi che hanno in me tante aspettative, io altrettanto in loro, cercherò sempre di svolgere un ruolo di squadra, non sarò il sindaco autoritario che individua una direzione e non torna indietro, ma in modo collegiale determineremo sicuramente la giusta strada che ci porterà a un rilancio del nostro territorio, di questo ne sono convinto e sicuro. Poi abbiamo visto durante la campagna elettorale, un po' prima, tanti non sono scesi in campo, tanti ragazzi, qualcuno voleva fare una lista ma non l'ha fatta. Come riuscirai a coinvolgere tutti? Perché, ma per rendere questa città, per cambiare passo e coinvolgere maggiormente i ragazzi, come riuscirai a coinvolgere proprio tutto il territorio, tutti i ragazzi? Questo sicuramente mi dispiace, perché la pluralità della competizione va benissimo, è sempre ben accetta, la gente e la nostra città aveva bisogno anche di queste, di idee che possono essere diverse. Dal mio punto di vista già in questa fase mi sto allargando verso quei ragazzi che hanno molto da offrire loro, io sono convinto che non possono aspettare la successiva competizione elettorale che mi auguro ci sarà tra 5 anni, quindi cercherò con tutte le mie forze di integrarli all'interno della mia amministrazione, perché abbiamo bisogno veramente di allargarsi, abbiamo bisogno che la nostra città riparte, ma non soltanto per il gruppo targato Ferrara o di qualcun'altra, ma proprio per tutti, abbiamo bisogno del contributo di tutto, questo è quello che voglio dire. Da quando hai annunciato la tua candidatura, già qualche mese fa, no? Si sapeva già che eri candidato, poi c'è stato questo annuncio, i partiti non subito insomma hanno deciso, poi una parte della stampa abbiamo visto che ti ha messo un po' nel mirino, accostandoti anche ad una vecchia parte della politica. Tu hai risposto a volte, hai detto che mi hanno attaccato la mia famiglia. Cosa vogliamo dire anche a queste persone che hanno puntato un po' l'indice contro di te?
Io sono una persona che di indole perdona molto, sicuramente sono convinto che la stampa abbia sbagliato, si sia fatta un'idea, forse per colpa di qualcuno, sotto indicazione errata di qualcuno, senza verificare quello che c'era dietro questa situazione, quindi hanno cercato di offuscare in ogni modo la mia persona e la mia famiglia. Io ho cercato di combattere, ma non gettando altrettanto fango su questi giornali. Rispetto eventualmente il loro punto di vista, non lo condivido, non sono assolutamente d'accordo, la gente mi conosce per quello che sono e io cercherò di mantenere la mia persona, la mia integrità anche con questo ruolo così gravoso che oggi probabilmente non me ne rendo ancora conto che sarà, perché sarà quello di essere sindaco di tutti. E sulla vecchia politica che diciamo? La vecchia politica, io tra le mie liste la vedo poco, non la vedo tanto. C'è sicuramente qualche veterano, ma mi fa piacere anche in relazione al contributo che può essere dato da queste persone in base alla propria esperienza. Ma sicuramente noi adotteremo un metodo completamente diverso da quello del passato. John, se tu dovessi essere eletto, cosa insomma, che attenderemo il 26 di maggio, quale sarà il primo atto amministrativo? Cosa farai subito dopo essere arrivato in quella stanza, avendo stato la fascia? Io innanzitutto rispetto i miei avversari politici, quindi farò la mia campagna elettorale per raggiungere questo risultato. Appena conquisterò la carica di sindaco, sicuramente ci saranno delle difficoltà enormi a livello di bilancio comunale, quindi cercherò di massimizzare le risorse disponibili, farò delle piccole cose ma che la gente si aspetta già da tempo, un paese più ordinato, più pulito, perfetto dal punto di vista del verde pubblico. Combatterò con forza quello che è l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche al costo di diventare impopolare, perché l'immagine di San Felice a Cancello dovrà essere totalmente diversa da quella che è oggi. Ci scrivono molte persone, spesso ci capita di leggere la posta, la gente, i residenti ci contattano e si lamentano di questi incroci. Ci sono un paio di incroci pericolosi a San Felice, forse pure qualcuno in più, tipo quello del Parco Pirozzi, che è un incrocio dove spesso capitano incidenti stradali, quasi sempre, e quell'altro incrocio di via Monticello Colpone, via Trotti, dove ci sono tanti incidenti, di recente c'è stato pure qualcuno che si è fatto male. Come si potrà risolvere questa problematica per cercare di tamponare questa emergenza? Io penso che la sicurezza del cittadino in termini di viabilità del nostro territorio sia un atto fondamentale. Noi l'abbiamo introdotto anche nel nostro programma elettorale. La pericolosità di questi incroci e anche la soluzione di questi problemi sarà sicuramente diversa. Io posso dire di non avere oggi la soluzione a questi diversi problemi, ma subito, quando inizierà il mio mandato elettorale, mi siederò con dei tecnici e cercheremo insieme di risolvere singolarmente questi problemi affinché questi incroci diventeranno molto ma molto più sicuri. Giovanni, il cancello scalo assurdo del territorio è un punto strategico importante per la viabilità, per il commercio. Riusciremo un giorno a vedere la nascita di una zona industriale o di una zona artigianale che possa essere strategica per le aziende, per tutto quello che passa da quelle parti, insomma. Sicuramente ce la metteremo tutta. Cancello Scala è una frazione importantissima che è stata sempre trainante per tutta la nostra comunità. La mia idea e probabilmente quella della mia coalizione è quella di allargare questa zona industriale che deve
andare verso Polvica, dove in Nola abbiamo ormai una zona industriale satura. E quindi, sfruttando questa condizione, noi riusciremo in tempi brevi a far sì che questa nostra zona industriale possa ripartire. È ovvio che va allargato in un discorso più ampio di un nuovo piano urbanistico comunale che tende verso Polvica e verso Nola. Non voglio sbagliare, Amazon sta investendo con un grande stabilimento sulla zona di Polvica, quindi noi dovremmo diventare attraente per i grandi investitori nazionali e internazionali. Sicuramente uno dei sogni, però dobbiamo mettere le basi a questi sogni, dovrà essere l'uscita autostradale in Cancello Scalo sull'A30. Così come è successo in altre cittadine del casertano, tipo Santa Maria Capua Vetere, con la propria uscita autostradale si è creato un indotto e uno sviluppo effettivo della città. Noi tenderemo a prendere gli esempi del casertano che sono positivi anche per la nostra San Felice a Cancello. C'è, se mi posso allargare, su quell'area l'ex area militare, l'area militare che oggi è una zona di parcheggio. Per me quell'area, anche con i dovuti rischi, va rivalutata, va ripresa, va acquistata dal comune di San Felice a Cancello perché sarà veramente le porte della nostra città, con un'area residenziale, con un'area che darà un'immagine diversa, un'idea effettiva, un'altra idea di città. Un altro problema del territorio che viene risolto è quello dell'ospedale Ave Grazia Plena, che non riguarda solo la nostra città, ma anche le città limitrofe. L'utenza è comunque importante. Come possiamo fare per arginare questa decadenza e cercare di rafforzare anche quello che è rimasto, l'emergenza? Io mi chiederò subito un incontro ai dirigenti dell'ASL, mi siederò a tavolo con loro, chiederò ai sindaci dei comuni vicini il supporto, l'aiuto affinché il nostro ospedale ritorni ad essere quello che è sempre stato, un gioiellino, perché, come tu dicevi, si rapporta a una popolazione vastissima, più di 60.000 abitanti, per noi è fondamentale. E come sarà fondamentale riportare le competenze e le professionalità in questo ospedale per un suo rilancio?